prodotto di oggi, un prodotto nuovo in limited edition, è precisamente una nuova tavoletta della Ritter Sport. Questo qui è alla crema al limone e cioccolato bianco praticamente. Diciamo che forse non è un prodotto super estivo, però è uscito proprio in questo periodo, quindi mi faceva piacere vedere se era abbastanza fresco e piacevole per l'estate. Innanzitutto vi vado a leggere gli ingredienti, vediamo un po'. All'interno contiene cioccolato bianco allo yogurt da latte scremato con ripieno al latticello e limone, che hanno zucchero, grasso di palma, burro di cacao, destrosio, latticello in polvere, latte intero in polvere, yogurt di latte scremato in polvere, malto di strina, succo di limone concentrato, lecitina di soia, aroma naturale di limone con altri aromi naturali. Aroma naturale può contenere tracce di arachidi. Allora, diciamo che c'è appunto questo grasso di palma che è onnipresente, però Ritter è un prodotto industriale e adesso lo andiamo ad assaggiare. Questa qui è la classica confezione da 100 grammi e adesso vado ad aprire, così vediamo anche un po' l'aspetto. L'aspetto sembra quello di una tavoletta di cioccolato bianco. Vi dico anche che ha per 100 grammi 585 calorie e ha un piacevolissimo odore di crema pasticcera al limone. Dall'odore sembra buonissimo, adesso vediamo, però va sempre assaggiato. Ne prendo un pezzettino. Allora, si sente moltissimo il limone, poco il sapore del cioccolato bianco, però trovo che abbia un ottimo equilibrio. Trovo che sia un sapore molto fresco, quindi è cioccolata che si può mangiare anche in estate. E devo essere sincera, è qualcosa di nuovo che non mi dispiace affatto. Quindi sono rimasta piacevolmente colpita, anche perché il limone non ha quel retrogusto artificiale. Sa proprio di limone appena spremuto. Vi dirò, io non ero molto convinta perché quando c'è l'aroma di limone sono sempre un po' titubante che possa sapere di quegli aromi artificiali. Invece è buono, mi è piaciuto. Quindi gli do un bel 9. Sono rimasta proprio soddisfatta, sia perché è un prodotto diverso e perché ha un buon sapore. Il prezzo è lo stesso di tutte quante le altre tavolette. Lo trovate tanto ad 1 euro, tanto ad 1,20 euro, dipende un po' dal supermercato. Un bacio a tutti e ci vediamo sabato prossimo con la nuova recensione, martedì con la ricetta e il giovedì con il vlog. Ciao ciao!